un orgoglio nostro, vogliono provare a ricopiarla in tutto il mondo, ma non ci riescono. È praticamente come Totti per la Roma, ecco, via. La Porchetta, il cuore dei Castelli Romani. Uno quando pensa ai Castelli Romani automaticamente pensa alla Porchetta. Perché è un prodotto storico che vengono da tutto il mondo per mangiare questo tipo di porchetta. E viene tutto disossato manualmente. Una volta disossato, alleggerito di qualche parte di grasso, si inizia il lavoro di aromatizzazione: sale, pepe, aglio, rosmarino. Viene ricucito il maiale e ci si dà quella forma che poi si vede nelle gastronomie. E da lì poi si avvia alla cottura. È quello che mi hanno insegnato sia mia mamma e i miei nonni. La porchetta, quando è fresca, si deve sentire la croccantezza, non deve essere morbida, perché là è allora di qualche giorno. Facciamo a gara a prendere un pezzo di crosta, perché è buonissima. Non si deve sentire il sale, il pepe, ma bensì soltanto un unico e gradevole gusto. I piatti tipici che facciamo a base di porchetta sono i panini, sono i taglieri come antipasto e poi noi ci facciamo i ravioli ripieni di porchetta. La porchetta è soltanto qui ai Castelli Romani, anche se loro stanno provando a farla su in Alta Italia, ma il top è qui ai Castelli Romani. Vogliono provare a ricopiarla in tutto il mondo, ma non ci riescono. Perché non ci sono aggiunte di additivi, conservanti, coloranti. Si può dare dai bambini fino alle persone abbastanza adulte. È una cosa che si mangia facile, si mangia in piedi, si può mangiare seduto, nelle scampagnate. È un prodotto sano, poi ti rende libero di camminare, mangiare e godere del paesaggio nostro, che è bellissimo. Ci guardiamo sempre e diciamo: certo, però un panino con la porchetta qua ci sarebbe proprio bene. Un bel panino con il pane casareccio e un bel bicchiere di vino rosso. Io mi sento non solo orgoglioso, ma fiero di rappresentare questo prodotto altamente artigianale, gastronomico. La porchetta è la regina dei Castelli Romani. Grazie a lei portiamo avanti la nostra tradizione. Mamma mia, basta, non ce la faccio più.